Mister, arriva l'Udinese, il ricordo del match in campionato è ancora fresco, è una sfida da dover affrontare con quale spirito? Lo spirito di voler passare il turno è chiaro, è una manifestazione importante, la dobbiamo affrontare con lo spirito di andare in campo per una partita importante senza avere retropensieri alle partite che verranno dopo, a quella che c'è stata poi i giorni prima. Dispiace in questo momento non abbiamo tanti ricambi visto che abbiamo 6-7 giocatori fermi e quindi sarà difficile sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto fisico, però no, dobbiamo tirare dritto. La squalifica di Cataldi in campionato cambia qualcosa nelle idee di partenza? Ci sarà magari un'opportunità per chi ha giocato meno, dato che all'orizzonte c'è anche l'Atalanta poi sabato sera? Non è che abbiamo tante possibilità da questo punto di vista, quindi faremo qualche cambio, ma non saranno più di tanti perché in questo momento non lo possiamo fare. La gara con la Salernitana però ha restituito maggiore consapevolezza al gruppo con giocate di qualità e grande abnegazione. Il prossimo passo quale deve essere? È quello di continuare su questa strada. Chiaramente la partita alla Salernitana va presa con le molle perché non sappiamo dove finiscono i nostri pregi e dove finiscono i difetti di un avversario con tantissima assenza. È chiaro, abbiamo espresso un calcio di qualità che probabilmente va al di là del valore degli avversari, quindi è quello di proseguire su quella strada. Grazie. Prego.